Siamo dettoria nota qua da Avesano, noi siamo quelli bravi per assaggiare dei piatti. Ha il dito sull'obiettivo, però non deve metterlo sull'obiettivo perché è il suo obiettivo. Sì, è il suo obiettivo, sì. Lei cos'è, DJ? Sono un noto assaggiatore di questi piatti famosi e anche di vini di zona che sono. Ghiacciano l'uva e fanno il vino di Monte Pulcino, che sono tutti pulcini che hanno fatto questo vino sul monte, dove prende il nome dalla zona, vino rosso di Monte Pulcini. Ma cosa fa qua lei? Cosa sta facendo qua? Ma stiamo aspettando il titolare qua che arrivi a questa bella trattoria di Avesa, Avesa. Siamo sorpresi di vedere questa sera l'uomo col cappello qui alla trattoria al popolo di Avesa. Come mai da ste parti? Perché passavo di qua, perché mi ha detto che c'è una trattoria dove la più nota della zona, dove si mangia molto bene, dove io mi sono avvicinato, ho preferito avvicinarmi, quindi per di persona assaggiare questi piatti, e quindi penso che sarà qualcosa di veramente eccezionale, insomma. Quindi, e vedete cosa fa qua? Hai già mangiato magari, che la vedo così? Sì, ho fatto una scorpacciata di quaglie. Ha fatto salto della quaglia, allora, si vede anche dalle fisiche di loro che c'ha, ecco. Comunque aspettiamo il titolare che ci illustrerà cosa succederà in questa bellissima locanda. Esatto. Okay. Tra poco in arrivo. Arriva. Nel frattempo facciamo lo stacchetto musicale. Siete stati a? Lo stacchetto musicale. Metti la musica. Okay. A mezzanotte sai che io ritornerò. E quando tu sarai sei mia, e quando mezzanotte viene, sei davvero un bianco. Quando noi dobbiamo 600 di Tony, cosa sta facendo dopo queste riprese? Ha ripreso l'uomo col cappello, no? Ma non è questo viso, questo sguardo? È ancora presso via con questi coi polli, col vino nobile, perché, nobile, sì, nobile di Montepulciano, nobile. Perché io sono stato a vedere la produzione di questo vino del monte, pieno di pulcini, tutti pulcini con le zampette corte che ghiacciano l'uva e fanno il vino di Monte Pulcino, che sono tutti pulcini che hanno fatto questo vino sul monte, dove prende il nome dalla zona. Vino rosso di Monte Pulcini, che sono dei pulcini che crescono e che prolificano e fanno le galline dopo. Sì, che schiacciano loro il vino con le zampette. Le zampette corte, che erano le zampettine corte. E infatti io adesso assaggiavo proprio questo tipo di vino che mette anche il buon umore. Dopo questi 24 bicchieri porta anche del buon umore. Ma vedo un po' allegro, come mai questa allegria? Sì, è la parte tanina del pulcino. C'è una parte tanina del Montepulciano? Sì, che il vino passa dalla zampetta del pulcino, va direttamente nella bottiglia. E va anche sul suo stomaco, vedo. Vabbè, complimenti per la scelta. Grazie. Continui così. Contenitore. Era un alpino, mi sembra. Oh, buonasera. Di conoscere qua Mattia. No, Mattia Bazzar. Mattia. È titolare della famosa trattoria al popolo, mi hanno detto, al popolo di Avesa. Come mai che è così famoso qua in questa zona? Mi dica la sua fama, la sua celebrità. No, nota, insomma, a livello insomma, come cucina, no? Com'è? Sì, no, diciamo che è una trattoria antica, è del 1957 e stiamo portando avanti tutto quello che è, diciamo, la vecchia tradizione. La vecchia tradizione
del popolo di Avesa. Quindi abbiamo qua il signor Toni che ci riprende, un personaggio noto della zona, noto perché... Sì, sono... E lei cos'è? DJ? Sono un noto assaggiatore di questi piatti famosi e anche di vini di zona, che sono intenditore come vecchio alpino. Ci metto anche la mia parte della parte gustativa, ecco. Gustativa, c'è cioè, buone papille gustative sulla buona lingua parla, che andrà molto bene. Ma quindi lei ha avuto ospiti, personaggi famosi qua della zona, ha avuto il suo sindaco, l'assessore, il parroco, insomma, che personaggi, insomma, ecco. Sì, ci sono stati personaggi dei noti politici della vari. Ecco, Taccioni che non vuole più riprendermi, riprende solo lei, ma infatti lei è il protagonista oggi. E quindi bisogna riprendere il Mattia. Quindi abbiamo appena assaggiato alcuni piatti, ecco, qual è il segreto? È la passione, la pazienza, la cura del cliente o anche l'intelligenza che ha nel gestire le cose? Oddio, noi facciamo piatti usando prodotti abbastanza stagionali, quindi alla fine dei conti sono prodotti di prima scelta. E poi un po' di fantasia ci serve sempre. Quindi è un... non vogliamo esagerare, ma è un talento. Allora sì, un talento unico e diciamo nella zona del comprensorio. E noi ci spostiamo con i nostri mezzi molto all'avanguardia fino qua per venire appunto al popolo, ad Avesa. E quindi pensiamo che nel futuro tutto il popolo di Avesa sarà sempre più numeroso in questa giornata. Allora vi facciamo un bel saluto. Goodbye, arrivederci. Goodbye, auf Wiedersehen, my friends.